Poi un po' di trucca. Peggio ero molto... chic. Avevo la giacca, sì. Coltello e citofono. Ci stiamo già registrando, questo qua mettiamo. Ah no! Vai, vai. Buonasera. Nome? Giampaolo. Cognome? Magri. Contronome? Focaccina. Quando eri in comunità, il momento più brutto e quello più bello? Allora, come fai a sapere che io ero in comunità? Io lo so. Eh? Lo so. Va bene. Il momento più brutto quando mi hanno arrestato in comunità. È un paradosso. Il momento più bello, credo, quando sono venuto a lavorare per la prima volta in comunità. Perché mi piace? Perché questo lavoro mi dà la possibilità, appunto, di continuare a crescere personalmente e stare a contatto con la gente. Se fossi un animale saresti? Tigre di mattina e un miceto di sera. Tigre perché devo venire nella gabbia la mattina, il miceto con la sera c'ho il mio figlio da tenerci a dire. Ero molto vivace e poi ero affascinato dai più grandi e quindi vedendo loro il modo in cui si vestivano, poi portavano gli orecchini e chi portava gli orecchini veniva definito un droghino, no? Cioè io ero affascinato da questo e quindi ho fatto di tutto per avvicinarmi alle droghe e ci sono riuscito. Come ti chiami? Roman. Cognome? Copaio. Quanti anni hai? 26. Da dove vieni? Da Ucraina. Da quanto tempo sei in Italia? 8 anni circa. Che cosa ti piace dell'Italia? A parte già mi sento Italia come paese mio, ormai ho perso abitudine di mio paese. Mi piace tutto, mangiare, donne, cioè mi piace tutto. Ma a proposito delle donne, in particolare, cosa ti piace da donna italiana? Tutto. Ma ci sarà qualcosa che ti piace di più? Cioè, dal fisico, fammi capire com'è. Cioè, qua parolacce non posso dire. A me piace, basta. Sono scappato da giustizia russa. Sono stato in carcere, poi sono uscito e non potevo più stare, se no di nuovo arrestavano. Sono praticamente scappato da carcere e da militare. Ciao, come ti chiami? Robert. Di cognome? Bellei. Cosa hai fatto di bello nella vita per venire qua dentro? Ma ho fatto un po' di tutto. Ho fatto lo spacciatore, poi sono finito in carcere, poi ho iniziato il programma appena uscito dal carcere. Quindi ti piacciono i soldi facili? Abbastanza. Giusto? Nostro padre, mio padre, persona molto rigida e severa, quindi se mi avrebbe beccato non so cosa mi avrebbe fatto. Diciamo che la sostanza per me era un senso di libertà, perché mio padre, proprio perché era rigida, poca libertà, molte regole in casa. Io quando uscivo con i miei quattro amici, io con loro facendo uso di droga mi sentivo libero. Ma come mai adesso ti trovi qua? È una storia un po' lunga. In riassunto, comunque, sì, perché ho avuto dei problemi con le sostanze. Marcello, è da tanto che stai nella tossicodipendenza? 13 anni. Ora quanti ne hai? 33. Di che cosa ti sei fatto, Marcello? Ma ho usato tutte le sostanze. Qual è il tuo problema? Il mio problema
le donne. Il CES ti sta aiutando con questo? Sulle donne? Beh sì, non me ne fanno vedere. E qua un soprannometro l'hanno messo? No, però ce l'avevo. E qual è? Patatina. Patatina. Oh, come ti chiami? Caruso Cosimo. Da dove vieni? Da San Nicola Manfredo Benevento. Allora, dici una frase in napoletano. Chiano chiano. È la mia battuta che faccio tutti i giorni in comunità. Allora, che ruolo svolge all'interno della comunità? Ma... qui è un po' difficile. Io faccio il volontario, sono 13 anni che faccio il volontario in questa comunità. Sono venuto qui perché mi avevano chiesto di venire un'ora. E allora, da allora... per un'ora ci sono rimasto, sono 13 anni che sono qui, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, comprese le ferie le faccio qui. Mio figlio ha fatto la comunità qui nel 91, lui è uscito e io ci sono rimasto. Come mai? Purtroppo ho avuto una vita sfortunata, come si suol dire, ho avuto... tanti anni di tossicodipendenza alle spalle, ho fatto varie comunità sperando di trovarne una in cui mi portasse una buona strada. Quindi ho scelto poi CES a Reggio Emilia. Che lavoro facevi prima di entrare qua? Ladro. Solo ladro? Sì. Nient'altro? Poco. È da tanto che stai nella tossicodipendenza? 18 anni. Di che cosa ti sei fatto? Di tutto. Qual è il tuo problema? La droga. E le donne. Le donne. Antonio, per chi ti batte il cuore? Ah? Per chi ti batte il cuore? Per mia madre. Comunque, cosa vorresti dire ai nostri telespettatori? A chi? Allora. Ai nostri telespettatori. Un consiglio. Che sono sbrigato. Io ho due figli, c'è una bimba di 6 anni e un bimbo di 2 anni e mezzo. E praticamente ho sempre fatto una vita regolare, diciamo, dai 20 anni fino ai 29 anni, 28 anni. Diciamo, ho sempre fatto il mio dovere, diciamo, sia come padre che sul lavoro, come tutto quanto. Poi per una serie di cose, un po' successe con mia moglie, cose che mi rivangavo già da prima. Ho conosciuto la sostanza e lì davanti a cose, delle grosse, diciamo, frustrazioni, delle ansie molto grosse, ho provato, mi faceva stare bene e da lì dopo ho continuato ed è stata una discesa continua. Come sono vissuto io dentro la sostanza non ho fatto tantissimo tempo, però l'ho fatto in un modo molto 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 pesante, per cui sono arrivato a un punto che anche fisicamente ero ridotto praticamente molto in basso. Non riuscivo neanche a prendere i spalle i miei figli, prendevo i spalle, facevo 5 metri e poi li dovevo mettere giù, sennò cadevo per terra anche io. Avevo delle aspettative, quella di poter fare delle cose per gli altri e quindi, insomma, da brava volontaria, modello, arrivavo e pensavo di poter fare molto per le altre persone. Al volontario non è chiesto di fare delle grandi cose, perché... anzi, cioè, quando sei in casa d'accoglienza soprattutto sono le persone che sono lì che fanno le cose e le fanno anche molto meglio di quanto le potresti fare tu, quindi non devi cucinare, non devi pulire, non devi stirare, devi solo giocarti un po' nello stare in relazione con le persone che scopri avere meno problemi di quanti poi pensavi prima di arrivare. Mi chiamo Mario Cipressi, lavoro al CES dal 1983, quindi 23 anni. Attualmente mi occupo delle relazioni esterne del CES e mi occupo della campagna informativa sulla cocaina. Allora, come ti chiami? Massimo. Di cognome? Via Feria. Dove hai abitato negli ultimi anni? Sto Massimo. Oh. Si può lasciare come pubblicità. Negli ultimi anni dove hai abitato?
Ma negli ultimi 15 anni a Roma ho abitato. Hai fatto molto tempo a uso di sostanze? Ma direi di sì, circa metà della mia vita. E hai sensi di colpa verso questo? Ma più che sensi di colpa verso me stesso, verso gli altri. Verso te stesso no? Verso me stesso non tanto. Mi chiamo Elba Bici Bottazzi, diciamoli tutti e due i cognomi. E quanti anni ho? 88. Cosa faccio al CEIS? Niente. Sono il centralinista, do una mano a chi ha bisogno di qualcosa, ma piccole cose. Tutte le mattine sono al CEIS. Quando i ragazzi hanno bisogno di qualcosa io faccio il possibile per accontentarli. No, e fare la volontaria al CEIS è un regalo. Un regalo sinceramente, perché a me fa bene, alla mia età, far qualcosa bisogna, altrimenti si va in crisi. Per me la comunità è lavorare su di me, sui miei problemi, oltre alla dipendenza. Come ti chiami? Massimo. Cognome? Massimo Bassi. Ho saputo che hai lavorato per il CEIS, qual era il tuo ruolo? Io guidavo il pulmino. Guidavo il pulmino e andavo a prendere dei ragazzi, li portavo a casa la sera. Poi cenavo, che mi facevano da mangiare, e andavo a dormire, gli davo delle sigarette e tutti dormivamo bene. E nel tuo ruolo del lavoro del CEIS, no? Hai trovato persone che ti hanno messo in difficoltà? No, mai. Che balla! Come mai sei in comunità? Perché faccio la volontaria. Come mai hai scelto di farla volontaria? Per due motivi. No, veramente per uno solo, perché mio figlio ha fatto la comunità. Sono molto paziente. È un difetto che mi arrabbio facilmente. Che ruolo ha avuto la CT? Ma ha un ruolo molto importante. Sono qua, mi sento, sono cambiato in tante cose, quindi mi ha aiutato intanto a capire veramente cosa è importante di me, quindi sicuramente i sentimenti e poi tante altre cose, quindi ha avuto un ruolo importante, tuttora lo ha. Ti piace essere ascoltato? Sì, ma mi piace anche ascoltare. Non riesco più a stare a casa, no. A pensare alla fabbrica e venire qua è stato, non riuscivo più a stare in fabbrica, anche perché ormai mi ero rotto, avevo passato più di 30 anni. E niente, a venire in mezzo ai ragazzi sono diventato giovane, insomma, perché le battute, le cose che non sono mica dalla mia età, ma io ci sto, loro ci stanno e così il tempo passa. Dico sempre mai l'ultimo, anche con Don Giuseppe ho detto, ma adesso quando siamo a Natale, ma no, ma mi... Insomma, sono sempre qua. E poi mia moglie dice, ma per l'amor del cielo non stare a casa. Sì. Io ci ho perso un amico prima di venire qua, perché ora se mi trovo qua, proprio per quello, ho visto una persona morirmi di fronte, a parte che ne ho persi tanti amici nel giro di pochi anni. Lì mi sono reso conto di quello che stavo facendo. E poi, cioè, sei prigioniero, eh? C'è chi può partire, andarsene in vacanza, invece noi dobbiamo andare a lavorare. Cioè, puntuali siamo solamente lì, poi falsi, bugiardi. Cioè, crediamo in noi, cioè, ci crediamo davvero nelle cazzate che diciamo, capito? È una cosa allucinante.
Eliseo Bertani, lavoro al CES da un sacco di tempo, sono uno dei primi. Non è una clinica, non è un ospedale, non è un posto in cui in modo così troppo asettico o informale trattiamo le cose, ma è un luogo al quale noi attribuiamo una caratteristica che sta nel nome stesso, che è la solidarietà. Poi come declinarla, come rendere concreta questa parola è quello che noi cerchiamo di fare da quando siamo partiti nel lontano Natale dell'83. Io ti voglio chiedere cos'è la cosa più bella che hai in questo momento. Questo momento? Che siamo tutti insieme, facciamo due risate, mi fa piacere questo, perché ci sono pochi momenti che siamo proprio insieme tutti. Qual è un piatto che non ti piace invece la cucina italiana? Esiste? Odio il riso. Perché è stato un anno con cinesi, un anno e due mesi ho lavorato per cinesi. Un ristorante cinese? No, no. Ma guarda il ristorante, non scherzo. Ho lavorato con cinesi. Scusi. Chiamo Antonio Lanzoni, al CEIS sono dal 93 e attualmente svolgo la funzione di coordinatore dei programmi che svolgiamo qui dentro il nostro centro. È quasi un terzo della mia vita, ecco. Quindi il fatto che sia qui, non sia assolutamente stanco di star qui, credo che sia la maggior testimonianza. Di fatto essere sempre in attenzione su questi aspetti di rapporto, di relazione, è una cosa estremamente faticosa, devo dire, quasi faticosa quasi quanto le persone che fanno un programma qui, solo che chi fa un programma qui dopo un anno e mezzo, due anni, sei mesi lo finisce, quindi in qualche modo si esaurisce una parte della loro vita nel programma, si spera in una maniera che sia utile per loro, dopodiché c'è un continuare tra virgolette un programma se è stato acquisito nella vita di tutti i giorni. Per chi lavora qui è un continuo ricominciare. La mia generazione, che è quella del 64, quindi stiamo parlando degli anni tra il 60 e il 70, appunto fu, devo dire, devastante, nel senso che molte persone che sono cresciute con me, sia a scuola che appunto nel quartiere in cui abitavo, per motivi vari, hanno incontrato appunto la droga e sono morte. Il mio problema più grosso sono i sentimenti. E quindi ci sto lavorando, faccio un po' fatica, però ci sto lavorando. Quindi chiedere, parlare, condividere, confrontarsi. Faccio la volontaria da 18 anni, ci sono arrivata con mio figlio 20 anni fa e ho continuato dopo facendo la volontaria, ho iniziato quando lui era in comunità. Ma a me la parola amico non esiste, è come per dire ti amo. Ho vissuto tanti anni di sofferenza e fino anche adesso. E quindi non valuto bene le persone. Io do l'affetto, do il massimo di me, ma non valuto le persone. Persone che mi possono aiutare sì. Però non li presunta ancora amici. Io posso dire che sono conoscenti quasi a arrivare amici, una via di mezzo. Io mi chiamo Lucia Bar, Bar è il cognome da sposata, ma tutti, sono vedova, però ormai Bar è Bar. La prima volta che sono venuta mio marito mi ha detto ti accompagno perché deve essere un posto pericoloso. Allora lui si immaginava di trovare nel corridoio ragazzi sdraiati che si facevano così, magari armati di coltello, che so. E invece ha trovato un posto molto tranquillo. Io ero rimasta un po' delusa perché mi aspettavo davvero qualcosa di scintillante e poi invece sono ancora qui. Tu saresti in grado di fare una scommessa? Che tipo? Di riuscire a mangiare ciccioli, ketchup e panna montata? Mi viene da dire proviamo. In che modo riusciresti a mangiarli, a sopportare questa cosa? Con la bocca, in che modo?
Nome? Marcello. Vincenzo. Da dove vieni? Rossano Calabro, provincia di Cosenza, Calabria. Lecce, provincia. Da quanto tempo sei qui? 8 anni. 6 mesi. E in comunità? Ah, scusa. Comunità 8 mesi. Perché sei qua? La tossicodipendenza. Perché sto cercando di fare qualcosa di buono per me finalmente, quindi sono qua. Conosci Vincenzo? Sì. Conosci Marcello? Sì, abbastanza. Cosa pensi di lui? Se mi viene un pensiero subito in testa, donne. Le donne credo che siano un qualcosa di splendido. Cosa pensa Vincenzo delle donne? Non gli piacciono le donne. Hai trovato un amico in lui? Sì, l'ho scoperto un paio di mesi. Cosa ti piace di Vincenzo? Cosa mi piace di Vincenzo? Sono in difficoltà perché Vincenzo non c'è niente che mi piace, quindi non lo so. Non mi piacciono i suoi capelli. Non mi piace perché quando dorme russa e fa un casino. E poi è tutto moscio, moscio, sembra quasi, non lo so. C'è la fiacca. Hai trovato un amico in lui? Sì. Per che squadra tifi? Per la Roma. Io il Cosenza. Mi canti un coro della tua squadra? Allora, questa qui era stata dedicata ai laziali e faceva così. Buffo il tuo colore, il calcio è il nostro gioco, il vostro scudetto è durato poco poco, alza gli occhi al cielo e guarda sta città, è tutta giallorossa e te ne devi annà. Buffo il tuo colore, fa così. Cantami un coro del Cosenza. Contro il Lecce, so che è leccese, però c'è una storia più o meno. Allora il Lecce a noi ci ha fatto perdere la Serie A, facevo il quinto superiore io. Vado a Lecce, c'erano i tifosi del Lecce, noi eravamo 12.000, giustamente. E buttano una bomba carta. La riprende un tifoso del Cosenza, la butta su nella loro gradinata. Quello la va a riprendere, lo stupido leccese, gli vuole la mano, gli vuole la mano. Allora c'è sta canzone, abbiamo saputo il nome, si chiama Ciccio mamma dov'è? E la mano dov'è? Ma perché non la porti con te? Lecce merda, ale, ale. Lecce merda, ale, ale. Come Baresi, voi siete come Baresi, come Baresi. Senti, vengono i sentimenti se ci penso. Allora, dimmi la prima cosa che pensi quando dico queste parole. Sì. La prima, sì. Al volo. Chase. Vita. Salvezza. Comunità. Relazioni. Vivere. Droga. È bella. Morte. Operatore. Giampaolo. Autorità. Donne. Belle. Marcello. Donna. Donne. Donne, sì. Donne. Donna. Ah, scusa. Cosa pensi quando ti dico Marcello? Donne. Quando ti dico donne. In questo momento sai cosa penso delle donne. Confronto. Aiuto. Un mettersi davanti delle cose. Declassamento. Fatica e riflessione. Bella riflessione. Terribile. Roma. Stupenda. Cosenza. Cosenza, cuore. Cosa pensi di questo video? Bello. Pensi che sarà utile alle persone che lo vedranno? Speriamo che non siano tutti leccesi, sì. Lo sai che alla fine potrebbero anche proporti una parte in un film? Magari. E se fanno un film sulla dipendenza, tu che parte vuoi fare? Del medico o del tossicodipendente? Sicuramente quella del medico mi uscirebbe male, quindi faccio quella del tossicodipendente. Ah, il tossico lo so fare benissimo, l'ho fatto per tanti anni, il medico no, non lo so fare. Tu e Vincenzo vi rivedrete fuori di qua? Sì. Dove? A Cosenza o a Roma? A me piace tantissimo Roma, però anche a Cosenza.
Ma io spero a Roma, però mi andrebbe bene in qualsiasi altro posto. Ti piacciono le donne brune, more o rosse? Ma l'età mia vale cercare donne. Però beh, a me mi piacerebbero tutte e tre assieme, diciamo. Sì. Io non lascerei niente dietro. Oh, mi chiamavano sciupa femmina, quello è il fatto. Io adesso ho 76 anni, mica sono un ragazzino. Però quando avevo 18 anni sono stato chiamato a Cinecittà per fare la comparsa di Franco e Cicci. Vabbè, voi ridete, io. Il paese mio si è tutto messo, oh madonna, va a fare l'artista, sai come so. Se non che quando vado lì mi vedono così piccolo e dicono, oh, ma dove vai? E beh, dove vado? L'avete mandato a chiamare voi? Vabbè, ma dove vado? Playboy o gentleman? Che fai? Ti mancano le donne? Molto. E per compensarle cosa puoi fare? Vado a zappare nell'orto. A tagliare l'erba, a zappare. Mi tengo impegnato la giornata in MOC. Quindi non penso. Sei onesto? Sì. Altre amicizie. Oltre che Calavanga. Oltre che Calavanga. Il trattorino, mi ha dato la responsabilità del trattorino. E pensi di stare, cioè ti trovi bene qua in comunità? Pensi di, che ti serva? Guarda, ho passato momenti altalenanti, nel senso che comunque sì, non so neanche io come nei primi tempi sia rimasto qua. Poi comunque mi sono inserito abbastanza bene e adesso mi trovo abbastanza bene, sì. Adesso sto imparando un po' a conviverci con certe cose, però io da quando sono entrato, ma anche in accoglienza, più stavo lontano dalla sostanza e con più avevo dei sensi di colpa molto grossi. Io mi ricordo anche i primi giorni che ero entrato qua, anche quando siamo andati in campeggio, per chiedere anche ai ragazzi, tendevo molto a stare da solo e a parlare molto poco, perché per me l'essere andato in campeggio era un senso di colpa molto grosso verso la mia famiglia. Allora io mi facevo il ragionamento di dire, ma sono in campeggio, andato in comunità, vado in campeggio, mi vado a divertire. Lavoravo in pizzeria e ogni mattina come andavo a preparare quello che c'era da fare, mi trovavo sempre i sacchi della farina bucati. E il mio principale me li scontava sempre a me. Alla fine sono venuto a scoprire che era il gatto della moglie. Allora, per vendicarmi, prendo il gatto e lo butto nel forno a 300 gradi. Ed è finita lì. La moglie alla fine ha dovuto comprare gatto e cane. Nel senso che alla fine mi sono dovuto licenziare. Perché sono andato in negativo. Come ti trovi qui in comunità? Sospesa. No, non mi sento esclusa. Sono reclusa più che altro. Perché mi chiudo in camera a leggere e lascio il mondo fuori da me. Perché è un mondo che non mi dà niente. Non ho preferenze. Cioè, per me siete tutti uguali. Provo affetto per ognuno di voi, perché ognuno di voi so che ha una storia. Io ho una storia privilegiata, volendo. Voi invece, la maggior parte di voi, ha una storia molto più coatta, e quindi vi voglio bene tutti per questo. Mi chiamo Marisa e non mi dite sei la mamma di Noemi, no. Ok? Sei la mamma di Noemi. Stronzo. I tempi sono troppo veloci. Troppo ridotti, lo spazio di riflettere un po', di rilassarsi un po' è poco, però va bene così. C'è qualcosa che vorresti chiedere ai tuoi amici? Ecco, di essere un po' più trasparenti, leali,
veri. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Ma io nella mia vita ho grandi progetti. La prima cosa che farò quando esco da qui è cominciare a costruirmi casa. Ma a casa proprio io, visto che comunque ho la fortuna di avere un padre che macina in muratura, mi arrangerò. E poi tanti altri, ben venga un figlio, una figlia più avanti, perché no? Quindi hai fatto una famiglia? Certo. Perché la famiglia però porta grosse responsabilità. Ma io sono una persona responsabile, anche se ho avuto delle mancanze verso me stesso non vuol dire che non sia in grado di fare queste cose. No, non ho detto questo, ho messo tanto davanti che è una cosa molto grossa, per cui uno non deve desiderare veramente. Non ho mai sottovalutato l'importanza della famiglia. Sono uscito un paio di volte, insomma, io sento di essere innamorato, poi non so se è una relazione che continua ad andare avanti, questo ancora non lo so. L'ultima volta è stato, dunque, avevo 16 anni, ne avevo 37, fai un po' i conti, 21 anni fa. Ma il cielo è sempre più blu. Che cosa stai cambiando di te? Qua? Ma io non sono abituato, no, non che non sono abituato, a alcune regole più che altro. Faccio fatica, ho fatto fatica, faccio fatica ancora su alcune regole. Regole che fuori, vabbè, qua sono molto più amplificate, fuori le rispettavo a modo mio. Sono molto, sì lo so, sono molto meno frivolista sulle cose. Poi qua, vabbè, sto prendendo degli obiettivi, uno ce l'ho, ho pensato l'altro giorno, io prima di venire qua c'era un vocabolo che odiavo, l'altro giorno ci pensavo bene, e cambia solo la vocale. Infatti l'obiettivo appena che sto di qua, a me le cose che odio sono le pulizie e la polizia. Un obiettivo che ho, comprerò una lavastoviglie appena che esco da qua. La cosa che ti porterai via da questa comunità? Ah, io vorrei portarmi via me stesso, la mia vita. Poi mi porto tante cose di questa comunità. La convivenza con gli altri ragazzi, tanto. Oggi mi sento bene, mi sento lucido, mi sento responsabile perché ci ho appena sposato. Ripreso il rapporto con mia madre che io ho fatto nascondere da 11 anni che sono tossicodipendente, che lei non sapeva niente, pensavo che io facevo qualche canna ma non di più. E poi in questo percorso che sto facendo me l'ha trovato un amico, vero amico italiano, che io mai pensato che posso avere un amico italiano prima di entrare in programma. Avevo affari con italiani, come napoletani, calabresi, quelle cose lì, però amicizia proprio, che calore che sento da un amico qua che si chiama Massimo, mai provato. Un lavoro che, diciamo, con la cravatta, no? Presente, e diciamo, fa un lavoretto, diciamo, come commercialista, quindi devi girare, vedere diverse persone, quindi mi piacerebbe fare. Direi che più della metà della mia vita l'ho passata al CEIS, quindi è tutto, è stato per me una scuola, io sono diventato grande con le persone che sono passate da questo programma, ricordo ancora con molta gioia gli incontri che ho fatto durante questi anni, quindi è stato un po' una scuola di vita. No, penso che basta, cioè che ci sia una cosa che non cambia e non deve cambiare, la filosofia che in tutte le strutture si legge al mattino, nel momento in cui ti rifai alla filosofia del centro, poi penso che i cambiamenti, se sono legati a lavorare con le persone e al creare i legami con le persone e le relazioni, penso che i cambiamenti possano starci, purché abbiano un senso, insomma, che siano legati alla filosofia e non alle mode e alla voglia di cambiare, basta. Cioè in comunità è comunque un luogo dove siamo in tanti e ci sono persone di cui so che mi posso fidare nel momento in cui
ci può essere una difficoltà. Come fai a affidarti se eravamo tutti tossicodipendenti? E cosa vuol dire? E non posso imparare a fidarmi anche di una persona che è tossicodipendente o è stata tossicodipendente? Pensi che... A volte è difficile fidarsi di un tossicodipendente, lo so. Però penso che sia difficile fidarsi delle persone in generale, perché non è solo l'ex tossicodipendente che ti frega. Poi è chiaro che qua ci sono... devi imparare a dare fiducia alle persone. Aspetta, da cosa fuggi? Dalle sostanze o dalle donne? Sì, fugo dai sentimenti. Ma quali sono i sentimenti? La droga? I sentimenti sono... è uno stato di confusione, sì. E come mai? Perché fin dalla tenera età ho fatto uso di stupefacenti e oggi mi ritrovo in balia. Come ti trovi qua in comunità? Qua in comunità mi trovo bene, molto. A tuo agio? Sì, mi sento a mio agio e sto cercando di ritrovarmi in tutto quello che spero di essere. Una persona felice, non scappare più da niente. E chi c'è? Non ti senti un po' donna per le creme che usi? Sì, sì. No, sì. Mi sento un po' Afrodita. E cosa vuol fare? Afrodita. Ermafrodita. Scusate. Delle difficoltà con certi ragazzi ce ne sono state tante. Le soddisfazioni più belle è state che comunque molti di questi ragazzi direi che ho visto arrivare in fondo. Guarda, da un ragazzo che esce dalla comunità vorrei sentirmi dire che in quel momento lì sta bene, è sereno lui, sta bene con se stesso, questo è quello che vorrei sentirmi dire, perché so che se arriverà questo va anche molto lontano. E sono al CEIS perché in fabbrica ho lavorato 13-14 anni con Don Giuseppe Dossetti. Ecco, lui non è molto, non ha quell'affettuosità un po' tra, insomma, come ho io, che io abbraccio tutti, bacio tutti. Per ottenere un bacio a Don Giuseppe devo aspettare che lui parta per la Palestina, che allora lo saluto e dico: allora adesso mi dai un bacio. Beh, non è distaccato, è una persona che vive intensamente gli affetti, è una persona che stimo moltissimo, preferisco però che non racconti barzellette perché non è capace. Oddio, se dopo mi sentirà. Ma per molti di noi è stato colui che ha fatto partire il CEIS, è stato un'ancora di salvezza nei momenti di crisi, è stato soprattutto una persona che riesce a vedere avanti, quindi una persona lungimirante che ha fatto del suo ministero di prete una missione, noi la chiamiamo sociale, sempre stato in grado di leggere un po' prima quello che sarebbe avvenuto nella società e quindi non si è mai demotivato e non ci ha mai demotivato. Dire che lo finiscono è come mai dire gol per me. Nel senso, non lo puoi mai dire che lo finisco e smetto di farlo. Come per dire una parola, e oggi mi faccio oggi e domani non mi faccio più. Sono troppe parole, troppo grandi, che ho detto tanti anni. Io mi auguro di finirlo. Mi vorrei trasferire qua, però la mia terra mi manca. Ascolti, ti spiego una cosa, comba. Se un uomo non lo sa fare bene, meglio che sta vicino a sua moglie, no? E io penso così. Oh, comunque quella cassetta devi sparire.